Amici, ben ritrovati. Amici. Spettatori, utenti. Spettatori, utenti. Voi che ci guardate e ci ascoltate, ben ritrovati a Tullio e Proust, nonostante l'accoglienza un po' burbera e come sempre fastidiosa del qui fastidioso presente Polazzi. Hai invece ripetuto due volte fastidioso. Perché non dà ancora l'idea di quanto lei sia fastidiosa. Una persona dire... letterata come lei non mi aspettava una... Voleva dei sinonimi? Ma che vorrei che le persone da casa capissero bene che lei è fastidioso. Per questo reitero il termine. Ma anche N volte se è necessario, e si potrebbe rendere necessario. Tu, io e Proust? Comunque, appunto, ben ritrovati a Tu, io e Proust, vi accogliamo calorosamente, io un pochino più fastidiosamente, ma Polazzi. Non ho niente contro di loro. È contro di me che lei ha qualcosa. No, non tragga conclusioni. Affrettate. Infatti. Guardi, questa volta, visto che mi ha messo in una cattiva disposizione, non ho voglia di cominciare subito a parlare, cominci lei a parlare del suo libro. Io volevo così accogliere i nostri amici in modo simpatico. La strana morte dell'ammiraglio. Ah, sei dell'ammiraglio. Lei è ammiraglio? No. Infatti. E purtroppo neanche lei. Diciamo che questo romanzo, un romanzo di un paio d'anni fa, ma in realtà è molto più datato e lo si potrà capire anche dal nome che caffeggia. Avevo qualche sospetto. Agatha Christie, sì. Diciamo che è un po' lo specchietto per le allodole, perché non è l'unica autrice di questo romanzo, perché è un romanzo dove ogni capitolo è affidato ad un diverso autore, tutti con una cosa in comune, l'appartenere al Detection Club. Ma nel senso, sono racconti? No, è un unico romanzo. In una riunione del Detection Club che è nata all'inizio del 1900, questa riunione in particolare del 1931, la data poi di questo in cui è ambientato lo stesso romanzo, per chi non lo conoscesse, questo club riunisce autori giallisti di inglesi, non so se credo anche di altre nazionalità, ma in modo particolare in questo periodo inglesi, e si riunivano e chiacchieravano, parlavano di romanzi, e in questo caso hanno avuto l'idea di provare a scriverne uno insieme. E quindi, da un canovaccio di una storia, ognuno ha messo il proprio capitolo, e quindi ne è nato un romanzo dove poi in coda a questo volumetto c'è quella che è la soluzione che ognuno degli autori aveva pensato per il finale dell'opera, e non sempre coincidono con quella che è poi quella messa nel libro. Quindi diciamo che è una scrittura collettiva. Decisero di collaborare a questa detective story e ognuno doveva continuare la storia che un altro autore aveva precedentemente consegnato, e nessuno sapeva quale sarebbe stato l'esito finale né quale soluzione al giallo avessero in mente gli altri. Quindi leggevano i capitoli precedenti e proseguivano su quello che poteva essere la loro idea, quindi ognuno magari si faceva un'idea diversa di come poteva andare a finire. Una storia che è una classica detective story di quei tempi, quindi siamo negli anni 30, viene ritrovato su una piccola imbarcazione il cadavere di questo ammiraglio, l'ammiraglio Peniston, viene trovato da un pescatore e in un'imbarcazione che è l'imbarcazione del vicario di questo paese, un paese dell'Inghilterra naturalmente. Da lì inizia un'indagine del detective Raj, che non è solito, visto che è un paese piccolo, indagare sugli omicidi, ma che è un personaggio piuttosto acuto e arguto. E inizia ad indagare partendo da quelle che dalla casa del vicario a cui apparteneva appunto l'imbarcazione, e emergono tutta una serie di connessioni anche con la nipote dell'ammiraglio, col quale l'ammiraglio viveva. La nipote si deve sposare, il futuro marito non era visto di buon occhio dall'ammiraglio stesso. Ci sono nel tanti mezzo sospettati. C'è un'eredità e anche piuttosto cospicua, perché si parla di 50.000 sterline. Insomma, una vicenda un po' intricata, però carino, e soprattutto carino andare a leggere poi il finale che gli altri autori avevano pensato, perché ognuno quindi lo farebbe finire in ognuno modo diverso. Ognuno ha la sua visione dei fatti. Ma c'è un finale, diciamo, del libro? C'è il finale del libro, e poi in appendice ci sono i singoli finali pensati dai vari autori che hanno collaborato per la stesura della strana morte dell'ammiraglio. Pronto? Ah, lo immaginavo, sì, sì.
era l'editore e curatore, e dice che c'era un elemento su cui tutti gli autori che hanno partecipato erano sì. d'accordo, ed era la morte di un personaggio le cui iniziali sono AP. Mm. Infatti Peniston è il l'ammiraglio. Nome? Non lo ricordo. Forse è un altro AP che doveva essere. No, non mi viene. Non le viene in mente. Va bene. Io invece continuo come avevo annunciato la volta precedente con il tema dei viaggi, visto che insomma siamo sotto l'ombrellone. Lo faccio un viaggio, lo faccio. Non voglio cogliere oggi queste stilettate davvero fastidiose. No, fastidiose non lo dico più. Fastidiose, come, molto fastidiose. Lei bambini. È estremamente fastidioso. Come i bambini. Dicevo, continuo il tema del viaggio, un viaggio questa volta in montagna, siamo proprio in alta montagna, il libro è Il silenzio di Max Frisch, in realtà è un montagna libro... italiana, montagna all'estero, perché ci ha portato in Giappone nell'ultima puntata. Siamo proprio, allora, Max Frisch è uno scrittore austriaco, siamo proprio sull'arco alpino, quindi tra Italia, Austria, siamo in quelle zone. È un romanzo breve o un racconto lungo, insomma siamo in quel genere. Molto, devo dire, mi ha colpito molto. Questo, di solito lei mi chiede sempre come è arrivato a questo libro. Come è arrivato a questo libro? Grazie, lei è gentilissima nel farmi questa domanda. L'ho comprato dalla copertina, l'ho visto in libreria, mi è piaciuto, mi è sembrato un libro corto, carino, no, io non scelgo in base a questi parametri le cose da leggere, ma devo dire che non conoscevo neanche l'autore, cominciando a leggere mi ha proprio coinvolto, soprattutto le prime pagine, l'autore che si vede che proprio anche nella sua vita personale amava molto la montagna, la frequentava, la conosceva, ci sono descrizioni di paesaggi montani molto 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 belle, proprio sembra di trovarsi lì con le cime aspre, i ghiacciai, i sentieri che si inerpicano in mezzo alla roccia, è proprio una descrizione molto coinvolgente fatta da un autore che conosceva la sua materia. La storia poi in realtà è molto particolare perché parte dalle vicende di questo protagonista che ha una trentina d'anni, un po' come noi, esatto, e si trova un po' a chiedersi che ne è della sua vita, cosa sta facendo, ha realizzato qualcosa, può essere annoverato nella schiera degli uomini che hanno fatto qualcosa di straordinario, molto probabilmente no, quindi non può essere insieme a noi, esatto, una vita normale, per carità, senza neanche particolari cadute, ma niente che lo faccia emergere, no? Sembra un tema molto caro, gli scrittori del Novecento, un po' anche di origine nicciana, cioè quello che facciamo, siamo nicciana. Le piace questa citazione mettere... colta, insomma si sente un uomo un po' così che forse sta sprecando la sua vita, allora decide di affrontare una scalata che aveva sempre rimandato, questa cima che lui vedeva sempre troneggiare anche da giovane, decide di affrontarla, ma poco prima di partire nel rifugio in cui sta passando i giorni incontra una bella ragazza, c'è un gioco di sguardi. C'è qualche contatto, però poi si viene a sapere che il protagonista che è lì per fare questo viaggio, questa vacanza, ha una moglie a casa. Aia. E insomma questo complica un pochino le cose, poi però decide a un certo punto, rompe gli indugi e parte per questa scalata che si rivela molto più ardua del previsto, e qui il mio racconto si ferma perché vi rovina tutto. Anche il piacere di capire le motivazioni che lo spingono, cosa succede, come si svolge questo viaggio, ma è un, come avrete capito, un viaggio sia nella realtà sia nell'interiorità. Sì, subito, ma io chiedo. Si chiedono quando comincerà la sua scalata. Ma cosa? Quella al successo è già cominciata, direi che ha un ottimo punto. Sì. Lei concorda? Beh, bisogna partire dalla base. C'è chi parte da sotto, io almeno parto dalla base, direi che è già qualcosa. Un giorno ci vedremo in cima. Chi lo sa, magari no. Posso agevolare? La strana morte dell'ammiraglio, Detention Club, con Agatha Christie a fare da capofila, ma tanti altri autori che hanno collaborato alla stesura di questo romanzo particolare, dove ogni capitolo è affidato ad un nome diverso.
Max Frisch, Il silenzio, sottotitolo Un racconto... Ma perché mi deve rovinare sempre i momenti? Sottotitolo ecco Un racconto dalla montagna. Ecco, se volete, Max Frisch. E se volete vivere un po' di montagna mentre siete qui al caldo al mare, potrebbe essere una buona occasione per far viaggiare la mente il più lontano possibile da Polazzi. Ma naturalmente, ovunque siate, noi vi raggiungeremo, perché Tu, Io e Proust non va mai in vacanza, e lo potete trovare anche sulla sua pagina YouTube, perché abbiamo anche quella. Esatto. E quindi superiamo le 10 visualizzazioni, continuate a guardarci. Non è un annuncio, è una minaccia. Esatto. Stefano Rossini verrà a suonare a tutti i vostri campanelli. Insieme ad Andrea Polazzi. Buona serata, amici. A tutti. Voi. Mm-hmm.